Grazie, grazie intanto a tutti i presenti, a Susanna che, come direi, quasi ogni anno ci viene a trovare per la nostra festa e abbiamo approfittato, l'anno scorso non stava bene, e abbiamo approfittato quest'anno chiamando questo spazio e facendolo coincidere con l'arrivo di appunto della nostra segretaria nazionale con l'orchestra, con alcuni componenti dell'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, che come sapete bene, chi è di Messina lo sa, ormai da diversi mesi stiamo combattendo per una battaglia giusta, che è una battaglia non solo dei lavoratori del Teatro Vittorio Emanuele, ma è una battaglia di tutti, della città, è una battaglia che riguarda la cultura, è una battaglia che riguarda il futuro, è una battaglia che riguarda i nostri figli. E io sono grato a tutti, a questa città che sta vicino ai lavoratori, sono grato a questa città che sta vicino ai colleghi, a coloro che sono le maestranze di questo teatro, a coloro che sono stabilizzati, a coloro soprattutto che non lo sono, perché questa è l'immagine della difficoltà che noi stiamo avendo in questa città, questa è l'immagine della difficoltà che ci troviamo a vivere quotidianamente. E anche grazie alla festa che noi ogni anno facciamo, portiamo avanti i temi della città, della difficoltà del lavoro. E allora io adesso lascio la parola ad un maestro, a Giampiero Cannata, che segue i colleghi, che segue l'orchestra e che è un componente dell'orchestra, per presentare uno a uno i componenti e per presentare anche i pezzi che, quei pezzi che adesso sentirete insieme. Grazie a tutti e grazie soprattutto del calore e dell'affetto che ci continuate a dare. Buonasera, innanzitutto voglio salutare per tutti e ringraziarvi per l'interesse che state dimostrando nei confronti della nostra avvertenza d'orchestra. Come tutti sapete, noi stiamo combattendo per ottenere quello che è un diritto, il diritto alla stabilità, che di questi tempi sta sempre più diventando difficile, sembra che quasi quasi sia una richiesta che non faccia parte più del nostro statuto. Comunque, io voglio presentare i miei colleghi che non solo lavorano stabilmente quando lavoriamo al Teatro Vittorio Emanuele, ma hanno anche lavorato nei teatri più importanti d'Italia come la Scala, la Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli e via. Allora, al clarinetto il Marcello Caputo, primo clarinetto del Teatro Vittorio Emanuele. Al fagotto abbiamo Giovanni Cabralia, primo fagotto del Teatro Vittorio Emanuele. Al corno abbiamo Angelo Bonaccorso, anche lui uno dei nostri unicorni. Fabio Palmieri, primo oboe del teatro, e Maria Chiara Sottile, anche primo teatro. I miei colleghi cercheranno di allevare la serata eseguendo musiche di Piovani, poi ci sarà una danza ungherese di Farkas e un bis, se lo vorrete, a sorpresa. Grazie e buonasera.